Tele Dorroti, Filadelfo Anzalone, amico, amico, artista. A proposito, questo bar di via Giacinto Carini, proprio questi tavolini, sono narrati da Pierpaolo Pasolini in un... E abitava lì. Sì, Pasolini abitava lì. Però, racconta di alcune ragazze commesse con i loro grembiuli azzurri che stanno qui e accolgono la primavera, insomma. Che bello! È un racconto molto bello che sta dentro, dentro un, una raccolta che si chiama Storie della città eterna. Comunque, a parte questo, e dice il bar tra via Giacinto Carini e via Fratelli Bonnè. Ma a parte questo, caro Filadelfo, tu anni fa mi inviavi una serie di lettere in cui... Giovani incoscienti. Sì, vabbè, ma questo è giusto. In cui raccontavi del, museo del tuo museo, il Museo Pendolo. Cos'era esattamente il Museo Pendolo? Il Museo Pendolo aveva come simbolo un ascensore che invece di salire oscillava. Ecco, siccome gli stupidi adesso diranno questo è cretino, perché gli stupidi non comprendono che l'arte è proprio deve rinunciare alla, alla forza di gravità. Esatto. Quindi questo museo era tutto racchiuso dentro un ascensore. L'ascensore, sì. Ma era un ascensore concreto, reale? Reale, un ascensore reale. Che si trovava dove? A Via Taro. Via Taro si trova nel vicino quartiere, Piazza Verbano. Quartiere Trieste. Quartiere Trieste. Ecco. E quindi idealmente questo ascensore cosa... Era il mio museo. Cosa avveniva in questo ascensore? Si oscillava, però non è il pendolare di cui parlano gli storici, ma è un pendolare degli artisti. Non certo. È la politica del pendolo, del rimando, è un pendolare che gli imprime questo movimento come era questo il simbolo. Sì, però si sono svolte delle mostre in questo sì, delle ascensore. Mostre, sì. Cosa esattamente? E i miei disegni che mettevo lì. E il pubblico? E il pubblico non era tanto contento. Il pubblico me li rubava. Erano i condomini. I condomini, si mi rubava i disegni. In che anni? Da che anni a che anni il Museo Pendolo? Dal 91 al 92. Un anno. E mi ricordo che in quegli stessi anni tu corrispondevi con Renato Curcio. Sì, ma Renato l'ha fatto per seguire la mia disperazione. È una persona più grande di qualsiasi cosa che si possa dire di lui. Ma lui ha esposto nel Museo Pendolo? No, Renato mi ha scritto delle lettere, ma le ho perdute purtroppo. Vabbè, comunque, insomma, pensavo che ci fosse stata una personale. Ma Renato era interessata all'uso della metropolitana allora, perché ha scritto un libro sull'uso della metropolitana. Stava ancora in carcere, stava Curcio. In semilibertà. Sì. Insomma, quindi... Quindi tu non lo rivedi mai il Museo Pendolo? Eh no, perché ho cambiato casa. Adesso ora sto al primo piano. Non ho chiudiamola lasciato. Così. È bellissima. Ciao Filadelfo. Avviati. Filadelfo Anzalone, uno straordinario artista. Se non esistesse, dovremmo inventarcelo. Tele Dorroti.